Allora, vi mostro qua un po' di shopping che ho fatto da Wish. Wish, mi raccomando, è una droga, è una cosa tremenda. Quando prendete qualcosa, prenderete il mondo, perché costa niente, davvero. Poi mettete tutto nella lista desideri. Man mano, durante le giornate, ogni giorno ci sono alcuni prodotti in offerta e stranamente vanno in offerta proprio quelli nella vostra lista desideri. Quindi non prendeteli subitissimo, aspettate un qualche giorno e vedrete che davvero si possono fare delle buone offerte. Poi, a differenza di altri siti comunque cinesi, ad esempio AliExpress o altri, io trovo che questi della Wish sono molto più veloci con la spedizione. Ah, pago tutto io, non ci sono sponsorizzazioni assolutamente, però ho notato che AliExpress 3 mesi, Wish. Ad esempio, una cosa che doveva arrivarmi a luglio mi è arrivata adesso con più di un mese di velocità, un mese in anticipo. Quindi basta parlare, vi mostro gli acquistini del periodo e fatemi sapere se vi piacciono questi video, un po' compro cose a caso sul web. Ciao! Stanno iniziando ad arrivare i pacchettini della Wish. Allora, la Wish, la cosa furba è che le cosine costano poco, ma se stiamo attenti. Come si compra? Si mette tutto nella lista desideri e poi si aspetta 1 o 2 giorni perché comunque sia loro furbi, mettono in promozione gli articoli che abbiamo nella lista desideri. Quindi io tutte queste cose le ho comprate gratis, ma pagando solo la spedizione, quindi tutte a 1 euro perché la spedizione era 1 euro. Prima ho preso questo cavalletto che mi serviva, qualcosa di morbido, per gli swatch. E questo ha sia la parte per la telecamera che quella per il telefono, 1 euro. Poi questo che è il supporto per il telefono e anche questo mi serviva, quindi andiamo sempre a 1 euro. È questa cosa qui, si mette così, lo possiamo regolare più o meno basso. Qui ci mettiamo il telefono. E così ha un bel supporto e non si muove. Ok, anche per vedere i video oppure per registrare. Ultima cosa che è arrivata oggi è qui di questi, ma vabbè, 1 euro va bene. Sono questi stampini per l'eyeliner, sono in silicone e ci va messo in teoria l'eyeliner sopra e poi stamparlo sull'occhio sinistro e destro. E questi qua dobbiamo provarli. Altra cosa, sempre a 1 euro e sempre da Wish, è questo portauovo, eccolo qua, che è proprio una porta spugnetta che ci va messa la spangol, quindi la spugnetta per il make up. Non guardate questa che la stavo per lavare, comunque va messa qui, ecco, e così non è appoggiata, non se è bagnata, non va a ristagnare e poi è comoda e non va in giro. Ci sta benissimo. Lì adesso la lavo. Ah, anche questo sempre a 1 euro. Ultimo acquisto del periodo è questo tappetino della Wish, sempre a 1 euro. Dovrebbe essere un tappetino da mouse per appoggiarci sopra il polso. In questo modo dovrebbe essere più morbido e poi andare ad usare il mouse. Allora, non so se funziona, ma questo costava 1 euro. È carino, piccino, ok. Il mouse scorre bene e io ho notato comunque sia che dopo un po' che sto al computer e ci sto molto spesso, iniziano a formicolarmi le mani e ad addormentarsi il polso o la mano. Quindi magari questo può aiutare un attimo ed l'ho voluto provare. Avete visto tutto il mio shopping del momento su Wish, ma state attenti perché ce ne sarà molto altro, ve lo garantisco io. E se vi piacciono questi piccoli video, fatemelo sapere con un like. Condividetelo anche così i vostri amici o amiche possono vedere questi prodottini a prezzi davvero bassi. Mi raccomando sempre il like, iscrivetevi così non perdete i prossimi video e anche la campanella così verrete avvisati. Ciao!